bene. Guarda un po' chi c'è. Madonna. Che fossi speciale l'ho pensato appena t'ho veduto. Ma proprio un assassino. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RoboZombie94 e benvenuti ad un nuovo video di Assassin's Creed 2. Benvenuti di nuovo a Forlì. Passeggiamo, caro. Ti piacerà questa città. Da più di 100 anni i nostri cannoni la rendono imprendibile. Il manufatto sarà al sicuro qui. Aspetta, che cosa accade? Sono arrivati quando avete lasciato le mura, mia signora. La città è sotto attacco. Cosa? Chi ci attacca? I fratelli Orsi, mia signora. Ah, sangue di Giuda! E chi sarebbero? Quelli che ho assoldato per far fuori mio marito. Opera dello spagnolo, è ovvio. Gli Orsi non vedono oltre la propria borsa. Ma come poteva sapere dove stavamo portando la mela ancora prima di noi? Non sono qui per la mela, Ezio. Stanno cercando la mappa di Riario. Al diavolo la tua mappa, Niccolò! I miei figli sono in città! Porco demonio! Olè! Come potete vedere, finalmente siamo riusciti a prendere la spada di Altair. Guardate dalla Caterina, tacci Pippo, guarda. Aggressiva. Pure Niccolò Machiavelli. Oh, non mi riesco ad avvicinare. Andiamo. Ah, ce n'è un altro. Andiamo. Ma sono già dentro. I bastardi traditori. C'è un altro modo per entrare. Aspetta. Forse sì, c'è una galleria sotto le mura occidentali. Si entra dal canale. Bene. Torno subito. Ehi voi! Sì, sto parlando con voi, branco di cani smidollati. Osate occupare la mia città, la mia casa. Credete che abbia intenzione di star qui a non far niente? E se venissi lì e ti strappassi i coglioni? Guardate con che nonchalance sono arrivato. Mamma mia, sciotta sta spada. Là, addosso. Stronzo. Che cazzo stai parlando? Cosa sta qui a chiacchierare, Caterina? Vi piacerebbe poterle toccare? Venite, provateci! Che vi faccio uscire coglioni dalle narici a furia di calci! Lurido branco di cani bastardi! Tornatevene a casa! Se non volete finire impalati sulle mura della mia cittadella! Forse è per questo che non vi decidete a uscire. Già, scommetto che lo gradireste assai un bel palo di quercia su per il culo. Sangue di Dio. Ma dove vi hanno pescato? In un convento di monache. Non ho mai visto in vita mia una cozzaglia di codardi peggio assortita di voi. Ce l'hai fatta! Seguimi! E arrivo. Bodyguard. Prendetelo! Ormai neanche più serve RT, basta che spammi X. Laggiù!
Porca. Non durante il mio turno. Prendetelo! Aprite la porta! Aprite la porta! Presto! Un'imboscata! Di nuovo durante il capitano mi passerà a qualcuno ha visto cosa è successo? Sono Bianca e Ottaviano. Perdonatemi, signora. Giocavano fuori quando hanno attaccato. Non so dove siano. Arrivano rinforzi dalle montagne. La cittadella sta cedendo. Ezio, non fare entrare quei bastardi. Con me. E difendiamo pure Forlì. E cazzo. Abbiamo uno stronzi. Guarda Caterina, sforza. Squadra insieme. Caterina! Caterina, sforza! Lo so che sei lì. Ho qualcosa che forse rivuoi indietro. Non ti manca nessun figlio? Anche Ezio Auditore! Che magnifica sorpresa! Immagino che siate i fratelli Orsi. Ludovico e Checco, al vostro servizio. Basta! Dove sono i miei figli? Lasciateli! Sicuro, signora. Lo faremo volentieri in cambio di qualcosa in tuo possesso. Una certa mappa! E una certa mela, fratello. Sì! È una certa mela, giusto? O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Bastardi! Credete di potermi minacciare? Non vi do niente! Volete i miei figli? Teneteveli! Posso benissimo farne degli altri! Quando cambi idea, saranno nel villaggio fuori dalla città! Hai un'ora! No, Caterina. Non posso chiederti di sacrificare i tuoi figli. Nessuno sta sacrificando niente. Vai e riportameli, Ezio. Sì, hai la mia parola. La mela deve restare nella cittadella. Tenetela al sicuro. Di stare la... I bifolchi non sono... Really? Ho messi qua su. Pugnale volante. Come la madre non vi permetterebbe mai di farmi del male.
e si accorgerà di... Grazie, messere, grazie. Ma c'è ancora mio fratello Ottaviano, è tenuto prigioniero al faro. Ovviamente corre dietro agli, proprio dietro a... alle guardie. Bambino, resti zoppo, Caterina. Dacci quello che vogliamo o lo butto di sotto. Mamma, mamma, aiutami. Non voglio più stare qui. Zitto, marmocchio. In ogni caso farei bene a tutti. Andiamo, Caterina. Fatti vedere. La mela e la mappa o ti storpio il figlio. O ti storpio il figlio. Cattiveria. Devo fare la pipì. Di grazia, signore. Sto per farmela addosso. Lasciatemi andare, vi prego. Più veloce, più veloce, sta scappando. Chiudi il becco. Da giù, eccolo, addosso. Smettila di frignare. Dove ce li hai? Ma che... ma che cazzo? Ok. Ho fame. Posso avere qualcosa da mangiare? Per favore, ho fame. E basta, smettila. Mi fai venire il mal di testa. Questa è la tua ultima possibilità, Caterina. Certo. La mela ora o gli rompo le gambe. Meno uno. Caterina è stata stolta a mandare te. Forse lo stolto sei tu, che muori per pochi spiccioli. Ne valeva la pena. Più di quel che credi. Il maestro avrà quello che cerca. Grazie a me. E allora, muori con il tuo insensato orgoglio. Requiescat in pace. Grazie, messere. Come cacchio l'ha portato qua su, vorrei sapere. Beh, già che ci siamo. Che cosa ci fate qui? Mi dispiace, Ezio. Mi dispiace tanto. Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Appena sei partito, hanno attaccato ancora. Che corsi! A lui la mela. Eppure la mappa. Che cosa? No. Dov'è adesso? L'abbiamo inseguito fin qui. Ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito. Prezzi così bassi che non crederete i nostri... Questa qualità di filato è di notevole fama. Ma qualcosa di... Ti prego, gentile mercenari guasconi senza ingaggio. Grazie. Avrà un salto. Aspetta. Là, seguiamolo. Conosco quel. Sono con te. Non ci scappa. Tradan, 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 tan, tan. E qui non sono con te, ragazza. Vuole colpo di spada tra il capo e il collo. E così hai di nuovo il tuo potere. Ne valeva la pena. Tutto questo sangue. Un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Quali miserie nascono dall'avidità? Requiescat in pace. Tieni di qui.
Aspetta. Non... Chi sei? Gli manca un mignolo. Fermo. Non aprirlo. Ezio, grazie a Dio sei ancora vivo. Stai bene? Che ti è accaduto? Io... non lo so. Nel frattempo è cresciuta la barba. La guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di Che Corsi. Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco. E credo... cassi un dito. Sì, Caterina, devo andare. Subito. Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito... Ex marito, prego. Giurò che avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa, potresti anche trovare la mela, ma non la cripta. Sai... nelle paludi qui vicino c'è un'abbazia dove ho visto dei monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va. Trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Oh, lo so bene. Portate del vino per facilitarvi il passo. Scendi, subito. Sì, va bene. Sceso, ok? Coglione. Quindi tecnicamente ancora non è finito il ricordo. Il pomo della discordia. È il modo più rapido per trovare qualcuno. No. Poi riprendo di Y un'altra volta. Vabbè. Ora mi tuffo verso la croce e vediamo se da lì trovo qualcuno. Benedica. Grazie, mi chiedevo se potevate aiutarmi. Chi state cercando? Un monaco con mantello nero cui manca un dito della mano. A frate Guido manca da un piede. Sicuro non fosse un piede. Sicurissimo. E poi c'è frate Luca, ma lui manca l'intero braccio sinistro. La Madonna. Come vi dicevo, era un dito. Però aspettate un momento. Me lo ricordo, un monaco vestito di nero con 9 dita. Ma certo, sì. All'ultima festa di San Vincenzo. Nell'abbazia. Sì, conosco il posto. Proverò lì. Grazie. Vai in pace. Come sempre. Perdonatemi, fratello. Mi chiedevo se potevate... Oh, empio demonio! Vattene via! Che avete? Tu hai ammazzato frate Stefano! Fratelli, l'uccisore di monaci è tornato! No, per pietà, non voglio morire. Uccido solo chi uccide gli altri, come il tuo frate Stefano.
Sono sicuro che tu non sei così. Ora sta a sentire. Cerco un monaco vestito di nero. Gli manca un dito della mano. Oh, gli manca un dito? Intendi dire come Fra Savonarola? Savonarola? E chi è? Lo conosci? Sì, è stato uno di noi per un periodo. E poi? Gli consigliamo di ritirarsi per un lungo eremitaggio. Mi dispiace, ma temo non sia più un eremita. Dove potrebbe essere andato? Oddio, santo spirito. A Firenze. Ha studiato lì. Potrebbe esserci tornato. Ti ringrazio. Vai con Dio, frate. In modo metaforico, non nel senso che ci devo mandare io, eh. Girolamo Savonarola. Un frate domenicano di Ferrara che prendeva troppo sul serio il suo lavoro. Assistette agli eccessi del suo tempo. I ricchi che schiacciavano i poveri nel fango, i preti che vendevano indulgenze alla popolazione, e diventò pazzo. Definendosi uno strumento di Dio, Savonarola piombò su Firenze. I suoi sermoni infiammarono la cittadinanza. Predicò la fine della proprietà privata e del progresso per ritornare all'Eden. Il sapere diventò il nemico e avrebbe potuto cancellarlo del tutto col frutto dell'Eden nelle sue mani. Libri, dipinti, strumenti musicali, fece bruciare tutto nel falò delle vanità. La storia fece un passo indietro mentre le sue legioni prendevano il potere e Firenze calava nelle tenebre. Non ti piace niente male, insomma. Ovviamente però non è un templare. Quindi questo video finisce qui, noi ci rivediamo lunedì prossimo con il penultimo episodio, tecnicamente. Ehi Desmond, credo di aver riparato quel ricordo difettoso, perché non provi ad aprirlo? Oh, siamo tornati a Firenze. Repubblica Fiorentina, 1497. Sono passati 9 anni. 9 anni dal precedente capitolo, dico. Infatti Ezio oramai c'è la barba. Dopo. Quindi questo video finisce qua, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao ragazzi.